È girata la notizia, vengono tutti di qua. Sì, meglio, meglio. Cittadini di Treviso, buonasera. Come vedete ci troviamo qui di fronte al mitico sottopasso ferroviario di via Sarpi, che come ben vedete è chiuso al traffico. Qui le auto arrivano, fanno tutto il giro della rotonda. Vanno anche in contromano. E allora, cosa è successo? Che è venuta un po' di pioggia e il sottopasso si è allagato. Non so quante volte sia già accaduto, ogni tanto ci rinnova questa bella cosa. Prego, prego. Prego, prego. Andare, andare, sono possibile. E allora, perché succedono queste cose? Perché il sottopasso si allaga così spesso? Perché a suo tempo fu costruito nel bel mezzo di una falda acquifera. Cari signori miei, non 20 metri più in là o 20 metri più in qua, proprio nel bel mezzo della falda acquifera. Voi vi chiederete, è stata fatta una valutazione idrica, di rischio idrico per questo sottopasso? Certo che è stata fatta. E allora vi chiederete come mai è stato costruito lo stesso sopra, nel bel mezzo di questa falda idrica? Perché probabilmente certa gente ama il rischio. Allora qui a vedere i risultati di questo amore per il rischio che c'è a Treviso. Vi ricordo anche, tra l'altro, che più di 2 anni fa Manildo, in campagna elettorale, aveva promesso che una delle priorità della nuova giunta comunale sarebbe stata quella di mettere in sicurezza il territorio comunale dal rischio idrico. Mi sembra che è un po' in ritardo, eh? Penso che dovrebbe darsi da fare per fare qualcosa qui, come vedete. Allora cosa succede? La falda idrica preme, l'acqua passa, guardate anche qua, guardate il cemento con tutte le feritoie, bombe d'acqua, e preme, l'acqua entra, e c'è il motore, certo, c'è il motore, c'è la pompa che butta fuori l'acqua. Ma quando l'acqua continua, incessante, a entrare in quantità, prima o poi il motore si surriscalda e va in blocco. Ma c'è la pompa di riserva. Sì, ma la pompa di riserva è molto più piccola e ha molto meno gettata. Quindi cosa succede? Che non ce la fa a darti il giro. Ed ecco la situazione. Quando usciremo da questa situazione? Manildo, se ci sei, batti un colpo. Bene, allora caro sindaco, volete fare qualcosa per questo sottopasso, per risolvere questo problema una volta per tutte? O forse avete un piano segreto per costruire una nuova piscina in città? Treviso non si smentisce, è terra di risorgive.